Bang, bang. Non ho mai visto una cosa simile. Non ho avuto il tempo di alzare la frusta che me l'ha spezzata a metà. Una mira spaventosa, una velocità eccezionale, quasi incredibile. Un tiro di una precisione straordinaria. Senza voltarsi. Pava. Vi dico che è così. Quell'uomo gli occhi li deve avere dietro la testa. Proprio dietro la testa. Eccolo là. Salve. Lo volete vendere? Vi posso dare 18 dollari. 20. $25. Va bene, è oro, lo so, ma non è una rarità. $25, ma non un cento di più. 5, 10, 15, 20 e 25. Vada tu al negozio, io devo andare via. Appena ho visto i due ritratti e ho riconosciuto le due persone, ho pensato che la cosa vi riguardava direttamente e ho voluto avvertirvi subito. Ho fatto male. Avete fatto benissimo. Peccato che gli avevo già dato i soldi, $25. Se no avrei trovato un pretesto per trattenerlo. Ma lui ha preso il denaro ed è fatto. Mi ha sempre fissato con una strana aria, come se volesse farmi capire qualcosa senza dire. Lì per lì non ho pensato di guardare l'interno dell'orologio. Ho esitato un po', ma quando l'ho fatto, ho scoperto che era quello del vecchio fresco. E allora ho capito cosa quel soldato voleva da me. Ma come può averlo avuto? Non so, non ne ho la minima idea. So soltanto che il vecchio fresco te l'aveva regalato a suo figlio. E io che pensavo che questa storia fosse finita. Maledizione.
Addio, Fred. Papà, se hai bisogno di me, io sono. Lascia. Prima cambiami la birra. Perché? C'è un sigaro dentro. Ah. Birra, non whisky. Vado a vedere cosa è successo nel salone. Lascia stare, ci penso io. Sei tu che hai sparato? Ti ho fatto una domanda. Rispondi. Dico a te, straniero. Buttate per terra la pistola, straniero. Avete capito? Giù la pistola! Scusate, sceriffo, ma questa è l'unica pistola che ho. E mi sembra un vero peccato perderla. Non lo fare, Gesù! È meglio che ve ne andiate, stranieri. Di che cosa avete paura? Non voglio guai in paese. Ho sentito dire che vi siete sistemato nel ranch dei Preston. Quella proprietà è sotto sequestro. Lo sapete? È un reato rimuovere i sigilli. Che cosa cercate? Chiudi il becco, Brennan, e togliti di mezzo. Fila e non farti più vedere se ti tieni alla pelle. Cos'è? Un ordine? Una minaccia? Già. Non accetto ordini da nessuno e detesto le minacce. Yeah.
E tu? Che hai da dire? No, la partita. Non ho potuto per niente, signor Gracie. Ha ucciso un uomo. Perché non l'hai arrestato? Spiegati. Perché quell'uomo ha sparato per difendersi. Lo hanno visto tutti. Non potevano assolutamente arrestarlo, anche Brennan. Ma che Brennan? Tu vuoi prendere il suo posto, no? E allora toglimi dai piedi quel vecchio sceriffo incapace. Non restare lì impalato. Vattene! Calmatevi, state esagerando. Jason può essere pericoloso. Non dovete passarlo così. E invece di pensare allo sceriffo, preoccupatevi della presenza in paese di quell'uomo. Vero, dottor Steven? Certo di sì. Come mai lo straniero aveva con sé l'orologio di prezzo? E perché è andato ad abitare nella loro casa? Che cosa credete che sia venuto a fare da queste parti? C'è un solo modo per saperlo, ed è chiedergli. Peter. Cerca Jesse. È Charlie Clayton che domina il paese. Lui e il vecchio Prescott si sono contesi la sorgente per anni, irrigando le loro terre con il sangue. Già, altro che acqua. E così Jimmy Prescott e la figlia di Clayton ci sono andati di mezzo e hanno dovuto pagare. Che tipo è quella ragazza? Ha ereditato un po' del carattere del padre, ma è una brava figlia. Senti, è paralizzato alle gambe il vecchio. Sì, è caduto da cavallo 3 anni fa e ha avuto una lesione alla spina dorsale. Gli si fosse paralizzato il cervello, te lo dico io. Comunque prima o poi dovrò incontrarlo. State. Ciao. Buona fortuna e in bocca al lupo, figliolo. Grazie, padre. Prendi degli uomini e mandali alla fattoria dei prezzi. Voglio qui quello straniero. Vivo. Fermo dove sei. Ehi, Ross. Guarda. Ma che razza di scherzo è questo? Posso conoscere il motivo di questa vostra visita? Charlie Clayton. Il nostro padrone vuole vederti. Allora, il vostro padrone vuole vedermi. Certo non sta bene rifiutare un invito fatto con tanta cortesia. Mettetevi là, voglio vedervi bene in faccia. Vi manda il signor Clayton, vero? La strada è lunga e non sta bene far attendere un signore come lui. In marcia! Possiamo abbassare le braccia? Vuoi ridare le nostre pistole? Oh, camminate, forza. Dobbiamo passare da quella parte. Là abbiamo i nostri cavalli. No, mi dispiace, voi non andrete a cavallo. Ma il ranch è distante. Un po' d'aria fresca vi farà bene. Avanti, muovetevi.
Posso sapere il vostro nome, straniero? Mi chiamano Texas. Questo da chi l'avete avuto? L'ho vinto ai dadi ad un soldato che è morto. Jimmy Prescott? Già. Chi vi ha autorizzato a entrare in quella proprietà? Avanti, rispondete. È mia. Ho un regolare documento di cessione. Documento firmato da Jimmy. E che quello l'avete vinto ai dadi? Già. Non avete letto l'ordinanza del giudice. E con questo? Lasciate che vi dia un consiglio. Andatevene. Porta la cassetta. Ecco la padrona. Prendete, quella vecchia bicocca non vale tanto. Non avete altro da dirmi? Tornate indietro. Raccogliete quel denaro e lasciate la città. Penso che sia più salutare per voi. Attento a quello che fate. Voi non mi fate paura, Clayton. E non mi costringete a reagire. Fermo e alzate le mani. Adesso basta. Lasciatelo. Dategli quel denaro. Mettetelo a cavallo e cacciatelo via. Grazie per il tuo intervento. Thank you.
si stanno allontanando. Perché la vedete? Quegli uomini vi uccideranno se resterete ancora in paese. Sono diretti alla fattoria di Jimmy Prescott con l'incarico di cacciarvi con la forza. Non mi avete ancora risposto. Perché mi avete aiutato? L'avete fatto per me? O perché vi sta a cuore qualcos'altro? Volete sapere di Jimmy? Sì. Non posso dirvi molto, ma se lo amate ancora, accettate da me un consiglio. Non rinunciate all'idea di aspettare. Ma allora perché avete detto a mio padre che Jimmy è morto? Vostro padre è un uomo al quale non sempre si può dire la verità. Niente. Cosa intendete fare adesso? Non vi fidate, vero? Perché dovrei? Fossi in voi la penserei allo stesso modo. Ma avrei torto. State attenti, non deve scapparti.
Signor Clayton, padrone, padrone! Sul corpo di Ross c'era questo. Puntava dal pezzino. D'accordo. A nessuno verrà in mente di cercarti da queste parti. Parlami un po' della storia dei prezzi. Al comando mi hanno detto che solo tu potevi informarmi nei dettagli. Cos'è accaduto esattamente? Un anno dopo lo scoppio della guerra, quando Jimmy Prescott era sotto le armi, un postale che trasportava valori fu assalito da alcuni forieri. Una parte del denaro che era destinato alla banca della città venne ritrovata nascosta nella camera da letto del vecchio prezzo. Al processo Samuel Prescott venne riconosciuto colpevole dalla giuria e impiccato perché nell'aggressione alla diligenza erano stati uccisi sia il conducente che l'uomo di scorta. Io però ho sempre avuto il dubbio che le cose fossero andate diversamente e che sia stato Clayton a montare tutta la faccenda con la complicità di qualche altro del paese. È per questo che ho scritto al tuo distaccamento chiedendo ai Rangers di intervenire. Però non pensavo certo che avrebbero mandato proprio te. E dei presunti complici di Prescott? Uno solo fu identificato, un meticcio chiamato Jerome. Un meticcio. Ce n'era uno con questo nome nella banda dei Donovan, mesi fa. Al comando potrebbero saperne qualcosa. Telegrafa mio nome. Hai messo in guardia. Voglio sapere il perché. Perché? Perché? Per darvi la possibilità di difendervi, perché sono stanca di sangue, perché non voglio che mio padre diventi un assassino. Basta! Sono cose che non ti riguardano. Non voglio che ti immischi in questa faccenda. Quest'uomo è venuto qui per riesumare un passato che deve essere sepolto. Sepolto come i Presco. Ho detto sepolto, è chiaro. Hai capito? Non hai diritto di fare di tutta questa terra un cimitero per la tua sete di potere. Peter. Peter! Peter! Sì, padrone. Va a Fort Wilson e ingaggia i fratelli Ramirez. Subito. Ha, 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 ha.
È proibito? Forse il signore non ci conosce. Allora, presentiamo. Io sono Ramon. Questo è Manuel. Quello è Pablo. Ramirez! Se volete restare qui, datevi le pistole. Vieni a prenderle, nonno. Arrivederci, sceriffo. Ehi, voi due, anche tu laggiù, levate quella bara. Posso offrirvi qualcosa da bere? No, grazie, signorina. E allora, Brennan, che c'è di tanto urgente per venire a disturbare i miei ospiti? Signor Clayton, bisogna assolutamente allontanare quei tre uomini. Più nessuno in paese osa mettere il naso fuori di casa. Pensateci voi. Ma poi perché vi preoccupate? Sono stato eletto per far rispettare la legge. Guardate bene, Clayton. Sono deciso ad impedire l'assassinio dello straniero con tutti i mezzi possibili. Voi non farete niente. A costo di ucciderlo con le mie mani, quello straniero deve sparire al più presto. Ma perché non cercate di ragionare, Clayton? E voi, sindaco, non avete niente da dire? E anche voi, signor Nolan? Mi dispiace molto, Brennan. Io faccio solo il banchiere, non voglio intromettermi in tutto questo. E voi, dottor Stevens, non volete intervenire? Comincio a pensare che la presenza di quell'uomo vi faccia un po' paura. Non è così, Clayton? Fuori dai piedi e badate a quello che fate. Non la spunteremo. La vedremo. Ci sono tre pistoleros in città, sta in guardia. Chi sei tu? Ho capito, sei il maniscalco.
Sei i primi che incontro nel villaggio. Perché non si vede nessuno in giro? È successo qualcosa? Ci sono i fratelli Ramirez in paese. Avete qualcosa, soldato? Una birra. Adesso capisco perché il Sud ha perso la guerra. I suoi soldati bevono solo birra. Dagli del whisky. Voglio vedere che effetto fa l'alcol sul nostro eroe. Barista, ti ho detto di dargli del whisky. Forza, soldato, bevi, offriamo noi. Porco sudista, io ti ho offerto da bere. Bevi! Non vuole bere, Ramon. Proprio teste dure. Vedrai che adesso bevo. Ma lasciatelo stare, quel poveretto. Che cosa vi ha fatto? Cosa ti mischi tu? Ti stemo io. No. Ma se quello te la squaglia, chi ci prepara la cena stasera? Dove è andato il coniglietto? E tu di là. Hai fatto male a rifiutare quel whisky.
Pablo! Deve essere stato lo straniero. Il soldato non portava armi. Cerca di là. Se cerchi qualcuno, amico, io sono il tuo uomo. Con gli altri da Yellowstone? No, l'ho incontrato per caso alla periferia del paese. Alzatevi voi due. Muovetevi. Fuori. Presto. È stata la figlia di Clayton ad avvertirmi che suo padre aveva mandato ad affrontare i fratelli Ramirez. Affrontarli a viso aperto? Significava dichiarare pubblicamente la mia identità. Per fortuna Keith e il piccolo Bart hanno avuto il tempo di preparare quella mina. Già. Ingegnosi quei due. Hai avuto notizie di Jerome? No, dal tuo distaccamento non hanno ancora visto. Non appena avrò notizie, te lo farò sapere. Ora puoi uscire. Vieni. Messo due grossi reati. Il primo disarmandomi e il secondo consegnando quei due poveretti nelle mani di Ramirez. Il
tu hai un grave abuso di potere e nemmeno l'appoggio di Clayton potrà evitartene le conseguenze. Non preoccuparti per me, Brennan. L'importante è che tu non ti muova. Straniero, dove sei? Vieni fuori, straniero! Fatti vedere faccia a faccia! Se non sei un vigliacco! Aspetta il passo del coyote! Ora so che il soldato sudista sei tu! I tuoi amici hanno parlato! Mi hanno anche detto del trucco della stampella! Aspetto dove hai ucciso mio fratello! Se non vieni, tornerò qui! E ammazzerò tutti! Butta quella pistola! E anche quella maledetta stampella! Vai contro l'albero! E adesso, in segno di rispetto, togliti il cappello davanti a me, straniero. E adesso voltati. Voltati! Voltati! Fammi divertire un po' prima di ammazzarti. Ah. Devo riconoscere che siete stato molto coraggioso. Non avrei mai pensato che Clayton arrivasse fino a questo punto. E che reagisse così alla vostra presenza in paese. Non sono più dalla sua parte. Quando in una città c'è un padrone del tipo di Clayton, bisogna subire. Voi mi capite, vero? Volete un goccio, sceriffo? Eh? No, beh. Ora mi sento meglio. Era buonissima. Sei una brava cuoca. Oh, sto per bene anche la torta di casa. Saresti proprio una brava moglie. Anche per voi? Sceriffo? No, per voi. Grazie. Salve. È del tuo comando. Solo 10 minuti. Basteranno, figlioli. Tra poco, figliolo, una corda ti stringerà il collo. Con questo avrà fine la tua esistenza. E avrai così pagato il tuo debito verso la società. Ma tu non puoi lasciare questa terra senza aver prima liberato la tua coscienza dal peso che la prima. Ma padre, la mia coscienza concludi non ha nulla... Concludi la tua vita terrena con una buona azione, con la verità, col pentimento. Mi sono già confessato ieri sera, padre. Lo so, figliuolo, lo so, ma tu non hai detto tutto a padre Cristoforo. Io sono certo che hai dimenticato qualcosa. Pensaci bene. Sento una voce dentro di me che mi sussurra: quest'uomo ha ancora qualcosa da dire.
È per questo che sono qui, perché tu dica la verità. Ma perché? Perché insistete? Non capisco che cosa state cercando. Che cosa volete sapere ancora da me? Com'è andata la faccenda di Oakland City? Questo ve l'ha detto la voce? È una voce che sa tutto allora. E se sa tutto, perché me lo chiedete? Perché solo attraverso la viva voce del peccatore la coscienza si può liberare, solo con la sincerità spontanea. Padre, mancano 5 minuti all'esecuzione. Sbrigatevi, padre. C'è poco tempo ormai. Deciditi, figliolo. E va bene, padre. Se proprio ci tenete a sapere com'è andata quella faccenda, ci sono state fornite precise informazioni sul passaggio del postale. Dopo l'assalto ci siamo diretti alla fattoria che ci avevano indicato. Abbiamo sorpreso il vecchio e dopo averlo tramortito... La soluzione. È sufficiente quella che hai avuto ieri sera. Ma allora voi non siete. Che fate? Siete impazzito? È più forte di me. Non sopporto le bestemmie, specie in confessione. Ora è tutto vostro. Quelle valigie. Vorrai spiegarmi che cosa significa questo? Non c'è niente da spiegare, me ne vado. Aspetta, io ho il diritto di sapere. Ho il diritto di sapere dove vai. Te l'ho già detto. Ne ho il diritto. E poi che importanza? Che sia via di qui, almeno per un po' di tempo. Caricate le valigie sul caletto. Ti prego, ascoltami, se ti allontani da questa casa non ci metterai più piede. Vedi, non riusciamo più a capirti. È meglio che me ne vada. Cominciare ad odiarti. Gladys. Ehi, Jason, durerà a lungo questa storia? Spero di no. È quasi una settimana che lo straniero è scomparso. Quello se l'è svignata, te lo dico io. Può darsi, comunque, tenete gli occhi aperti. Non deve sfuggirci, se no guai a noi. Buonasera. Aspetto la corriera per San Diego. Arriverà domani e proseguirà nel pomeriggio. Dormirò nel vostro albergo questa notte. Signorina Clayton, siete di partenza? Signor
Non lo toccate, è una malattia contagiosa. Avete una stanza? Sì, c'è, ma quello che cos'è? È Rapulea. Rapulea. Allora, dottore, che cos'è questa Rapulea? Non ho mai sentito parlare di questa malattia. È la prima volta. Rapulea. Deve essere un morbo nuovo. Sarà prudente non avvicinare quell'uomo, né il medico che l'avrà toccato. Sì, è meglio fargli andare via al più presto. Vado a vedere di che si tratta. Non vorrei che ci fosse pericolo di epidemia. Arrivederci. Una parola e ti spedisco dritto all'inferno. Fermo! Avanti! È aperto! Buonasera, collega. Salve. Sono il dottor Silva. Orm. No. È solo molto pericoloso, contagio. Ho sentito uno strano nome. Rapulea. Ma che cos'è? Beh, non è facile spiegarlo a chi non è specializzato. Ma io devo sapere. Che cosa? Che c'è pericolo di epidemia. Oh, non sono in grado di dare spiegazioni. Avete ragione. Di non parlare davanti a me. Non c'è niente di particolare. Andatevene, dottore, se non volete essere contagiato dal morbo della Rapulea. Vi aspetto giù. Io ho il dovere di sapere di che si tratta. Mi dispiace, ma devo farlo. E allora, dottore? Tutto ciò non è chiaro. Che cosa volete dire? Non lo so, è tutta la faccenda che non mi convince. Spiegatemi. La Rapulea è una malattia nuova che io non conosco, assolutamente sconosciuta, almeno per me. È una malattia piuttosto strana. E quel medico che vuoi? Il dottore non mi ha voluto fornire spiegazioni. Jay! Salve, Gladys. Fatemi entrare. Thank you.
Oh, non vi preoccupate, sta benissimo. Sono io che non starò troppo bene. Se voi non mi darete una mano. Ma voi chi siete? Texas. E lui chi è? È l'occasione che avete per rivedere l'uomo che amate. Si può sapere perché dovrei credervi? Perché io mi sto fidando. E non credo di sbagliare. E tu comportati da gentiluomo con la signora. Mi dispiace lasciarvi in così brutta compagnia. Venite qui. Tu e gli altri bloccate le uscite laterali dell'albergo. Voi due sui tetti e tenete la porta sotto tiro. Tu va da Jason e gli dico che lo fai. Con permesso. Fermo. Dobbiamo parlare noi due. Qui non mi sembra il caso. Andiamo nel vostro ufficio, sceriffo. E tra l'altro devo redigere l'atto di morte. Prendi la borsa del dottore. Dove sei, straniero?
Fermo dove sei. In paese stanno dando la caccia a quell'uomo e lui per difendersi li uccide uno a uno. Ma allora quel maledetto straniero è ancora vivo. Sì, e i tuoi uomini non riescono a prendere. Perché sono un branco di idioti. No, perché lui è un osso duro. Quell'uomo è un ranger ed è venuto qui per cercare la verità, capisci? La verità. Tu non hai pietà. Tuo padre mi ha su una carrozzella a causa di queste maledette gambe. Ma che figlia sei? No, è vero, non sono più figlia, non mi fai più nessuna pena. Ora so chi sei, che cosa hai fatto? Tu hai sempre mentito con me e con tutti. Tu sei soltanto un volgare egoista. Sei privo di ogni scrupolo e adesso me ne vado da questa casa. Me ne vado. E per sempre. Gladys. Gladys. Salve ragazzi. Datemi qualcosa da bere. Non ne posso più, ho la gola secca. Ho un caldo tremendo fuori. Grazie. Avete proiettili? No, purtroppo. Ma che vuoi dire? Però abbiamo un cappello. Che? Sì, vuol dire che col sole che c'è da queste parti ci vuole niente a buscarsi un'insolazione, è vero che... Sei sicuro di averlo visto entrare dal maniscalco? Ti dico di sì, l'ho visto benissimo. Una volta sei finito, amico. Ah! Oh!
prova il giudice Collins e fallo venire al rancio di Clayton. Ci vediamo là. E il giudice dov'è? Ma ha detto che sarebbe venuto. Non capisco perché non sia già qui. Gli hai fatto sapere qualcosa di Jerome? Sì, gli ho detto che il meticcio doveva fare una testimonianza. Andiamo. Per quale motivo siete tornati? Adesso lo saprete. Che cosa devo sapere? Che cosa? E allora, Jerome? È lui. Ripeti quanto mi hai detto. Parla. L'incarico di assalire il postale e di nascondere i soldi in quella casa mi è stato dato da quest'uomo insieme ad un altro chiamato... Perché lo avete fatto? Perché lo avete fatto, giudice? Siete ammattito? Jerome era sul punto di confessarci la verità sulla storia di Prescott e voi gli avete impedito di parlare. Che valore hanno le chiacchiere d'un meticcio? Ma io so la verità, Clayton. E so chi è stato il vostro complice. La vostra parola o la mia? Nessun tribunale potrà giudicare. Piacente, straniero, ma dovete trovarvi un altro testimone. Vostra figlia, Clayton. Vostra figlia, con la quale Jerome ha avuto il tempo di parlare in paese. No, sceriffo, una figlia non può testimoniare contro il proprio padre. Non è così, Ranger? E poi non c'è nessuna legge che possa condannare un paralitico. Non avrei mai pensato che il giudice Clayton deve averlo costretto. Clayton è capace di tutto, pur di far stare accanto a sé sua figlia che voleva andarsene dal paese dopo aver saputo dell'impiccagione del padre di Jimmy. Clayton si è persino finto paralitico. Ranger, sono qui. Su le mani. Butta la pistola. Tocca a noi due ora. Siamo finalmente alla resa dei conti, amico. Non potete, Clayton. Non dovete sparare a un uomo disarmato. Giusto, dottore. Mai sparare a uno disarmato. Lo ucciderò, ma in un duello leale. Peter. Scansatevi voi due. Sì, Ranger. Siamo proprio alla resa dei conti. È rimasto un solo proiettile. È l'occasione che ti rimane per sopravvivere. Raccoglila per la canna. E ora voltati di spalle. Dicono che hai gli occhi dietro la testa. Sono curioso di vedere se è vero.
Impugna la pistola, Ranger. Io sono pronto. Sono pronto ad ucciderti. Sono dietro di te, straniero. Ma dove? Se tenti di girarti, ti ucciderò prima che tu mi abbia individuato. Prova a girarti se ne sei capace. Su, Ranger, coraggio. Che ti succede, campione? Gettare via l'occasione che ti avevo dato. Allontanati da quella pistola. Sceriffo, se non vuoi che ti faccia saltare le cervella. Voltati. Sudi, campione. Certe volte la paura fa sudare più del sole. Ma hai finito di aver paura. Hai finito di vivere. Voglio farti morire poco a poco. Come hai fatto... Poco a poco! Questa è proprio la tua fine, Renzo. Voglio farti morire poco a poco! Non so a cosa possa servirti, amico. Mi sembra un po' debole come scudo. Addio, Ranger. Eri sicuro che funzionasse? Addio, amico mio. Addio. E grazie.